Ciao a tutti! Allora, oggi voglio provare insieme a voi, io già ho fatto un mio tentativo, questi scratchbook, questo scratch paper di Artesa che vi ho fatto vedere nel mio ultimo video haul ed è formato da ben 42 fogli, che sono fogli grandi tipo A4. E se non conoscete questa tecnica, praticamente consiste in questi fogli totalmente neri, come vedete qui, totalmente neri, che vanno praticamente poi grattati o comunque ci si va a disegnare sopra con questi utensili di legno. Ce ne sono ben 4, come vedete qui, e queste sono le limette che servono ad appuntirli quando la punta si rovina. E non sapete però quale, diciamo, pattern vi capiterà, perché in questo, per esempio, ci sono ben 20 pattern come questo, che è rainbow, poi vi faccio vedere l'effetto alla luce, 10 oro, 10 argento e 2 effetto spazio, più ci sono anche delle specie di cartoline. Io questo lo uso come base per disegnare, e in più ci sono anche degli stencil con diversi soggetti. Questo per esempio è più adatto tipo al lettering, o ci sono queste con lettere, numeri e varie forme. Questo un po' più, diciamo, artistico. E se avete visto il mio video haul, avrete visto che a me in realtà mi mancava un foglio di stencil. Sono riuscita praticamente a reperire il foglio mancante, quindi i disegni che c'erano sopra, e me li sono praticamente disegnati qui, e di modo che comunque, se mi potesse servire una di queste forme, comunque una base ce l'ho. Detto questo, vi faccio vedere l'effetto. Questo è l'effetto rainbow, e come vedete, spero si veda bene, cioè l'effetto è veramente molto carino. E questi secondo me sono proprio carini, queste realizzazioni, questi disegni sono proprio belli anche da tenere esposti così anche sulla scrivania, perché mettono veramente allegria. E la cosa positiva che ho riscontrato è che su questi fogli si riesce comunque a creare una base a matita. Non so se si può notare, io già ho fatto una mia base, perché di fatto andare subito a, diciamo, disegnare a mano libera risulta essere abbastanza complesso. Comunque una base, qualcosa ci deve essere secondo me, un minimo di base. E l'unica cosa è che ovviamente con la matita bisogna essere molto delicati per evitare di grattare via il nero, perché finché rimane un segno di matita, magari, perché comunque è difficile poi da cancellare, quindi siete molto leggeri, e anche se rimane una linea di matita in tutto il disegno non si nota. Se invece con la matita andiamo a rovinare il nero in punti dove non dovrebbe essere rovinato, poi il disegno risulterà brutto. Quindi io direi di iniziare la nostra prova. L'unico inconveniente, diciamo, di questi scratch paper è che rilasciano molto residuo nero. E io ho deciso di utilizzare questo pennello qui da illuminante. Scusate se mi vedete fare dei movimenti strani, ma ho la videocamera in un punto in cui non vedo bene il video della registrazione, ed è in un punto in cui non riesco a capire bene come muovermi per stare nell'inquadratura, quindi cerco di vedere un po' in lontananza e di capire come inquadrare. E uso appunto questo pennellino qui da illuminante, perché è molto leggero, molto delicato e non mi crea difficoltà. Quindi io direi di iniziare la nostra prova e vi faccio vedere cosa succede, così scopriamo insieme anche qual è il pattern che c'è sotto a questo foglio nero.
Per le superfici più grandi ovviamente utilizzo questo a forma così, perché mi permette appunto di eliminare bene il nero, perché altrimenti con la punta piccola magari qualche punto non mi si toglie bene. Quindi ho una superficie comunque più grande da che mi prende per la raschiatura e mi permette comunque di faticare di meno. Abbiamo preso anche in questa volta il pattern, quello effetto rainbow, che comunque è quello appunto più numeroso, quindi è inevitabile. Bisogna fare anche un po' di pressione per grattare via il nero, ma tanto questo poi, insomma, se lo utilizzate lo capite da soli qual è la pressione da esercitare, perché se siete troppo leggeri vi si creano delle linee non omogenee e quindi, insomma, lo capite da soli. Io ho scelto una frase che mi rappresenta appieno, poi vedrete il risultato finale. Trovo che questo sistema sia molto rilassante. Allora, io non credo di essere in grado di fare disegni molto complessi, come mi capita magari anche spesso di vedere sui social. Io non credo di essere in grado di farci disegni complessi, però secondo me questo invece è un ottimo sistema per scrivere delle frasi, cioè per fare comunque qualcosa di creativo e di metterci appunto delle frasi. Secondo me questo è l'uso più carino che si possa fare di questi fogli, perché per quanto riguarda i disegni, secondo me un disegno è bello se è colorato con i colori giusti, insomma se rappresenta con i colori giusti quello che deve rappresentare. Secondo me fare un disegno solamente appunto con queste linee, che poi appunto ha dei colori strani rispetto, diciamo, a quelli che dovrebbe avere, non so se mi sono spiegata, non lo so, non mi sembra bellissimo, cioè crea secondo me un po' di confusione in chi guarda. Invece, facendo appunto queste scritte, le scritte risaltano tantissimo e trovo che sia veramente molto molto carino. Una volta che raschiate via il nero, vi renderete poi conto di quali sono i punti in cui magari non è partito bene il nero e quindi avete modo comunque di ripassare le linee per essere appunto più precisi. E poi comunque secondo me questo è un sistema veramente molto rilassante per passare il tempo, perché è comunque qualcosa di creativo ma non impegnativo, diciamo, e quindi se volete passare un'oretta di tempo anziché, che ne so, non fare nulla o stare lì a guardare inutilmente i social, non lo so. A me ultimamente veramente mi è passata molto la voglia di guardare i social. Se ho del tempo libero, appunto, ecco, lo dedico a qualcosa di creativo, e infatti poi vedrete che cosa scriverò. Comunque questo già è un primo effetto, come vedete abbiamo preso... No, non è invece l'effetto rainbow... Ah sì, è l'effetto rainbow, sì. No, mi sembrava quello argentato, ma invece no, è rainbow. E quindi io già ho scritto being, quindi essere. Che cosa ci sarà sotto? Chi lo sa? Vi farò vedere. Insomma, vi dicevo, a me ultimamente è veramente passata molto la voglia di stare sui social. Non lo so, trovo che non siano affatto stimolanti, anzi l'opposto, mi fanno perdere un sacco di tempo e non mi danno nulla, sinceramente. Ora, se inizio a guardare, non so, magari dei video
appunto ecco di cose creative che mi possono dare delle ispirazioni, ok, ma se devo stare a guardare i social solo per vedere che cosa fanno gli altri, sinceramente no, preferisco concentrarmi su quello che magari in quel tempo libero posso fare io. E mi sono accorta che facendo così, allora, a parte che non so se avete notato, ma rispetto al mio, diciamo, passato, questo già da inizio anno ho pubblicato molti più video, quindi preferisco, che ne so, ecco, appunto concentrarmi sul mio canale, sul mio Instagram. Mi dà soddisfazione pensare, ecco, di essere riuscita a postare un video, di aver fatto un video che, ecco, appunto volevo fare. Insomma, secondo me i social bisognerebbe veramente abbandonarli molto molto spesso. Poi ho mandato praticamente a prendere su Amazon i fogli quelli a bustine trasparenti con gli anelli, insomma con i buchi per i contenitori ad anello, perché ho deciso che questi disegni che faccio con questo appunto strumento li voglio conservare in queste cartellette trasparenti, perché secondo me è il modo migliore per conservarli, perché altrimenti si rischia che magari, che ne so, strusciando con altre cose o con altri disegni, con altri fogli, nel tempo il nero si rovini. Invece conservato uno ad uno nel suo apposito contenitore di plastica, secondo me è la scelta migliore, anche perché poi comunque si possono comunque guardare, perché il contenitore appunto è di plastica trasparente, ma non si rovinano. Secondo me è la scelta migliore. E poi ho deciso che quando farò ancora più appunto creazioni, dividerò i vari gruppi di cartellette in base al pattern che esce fuori. Però insomma, ecco, ho deciso di farlo così. Ma quanto è carino, quanto è rilassante. Molto di più che stare a guardare che fanno gli altri, che poi diciamocela tutta, ma veramente secondo voi questi che stanno sempre a postare foto, cose di quello che fanno, veramente hanno una vita più interessante della nostra? Non lo so, secondo me sono talmente presi da tutta questa cosa del social che veramente non si godono molto le cose che fanno, che vedono, perché l'obiettivo finale è solo il far vedere, il postare, e secondo me, boh, alla fine un po' stanca. Sono veramente molto contenta di avere scoperto questo strumento, mi piace tantissimo. Che dite? È carino, molto carino, vero? Poi cioè, questa cosa così luminosa che risalta tantissimo su questo sfondo nero, non lo so, la trovo veramente molto molto bello. Thank you.
Ok, finita la nostra creazione. Ecco, come al solito non so dove spostarmi perché non vedo bene. Ok, allora, finita la nostra creazione, andremo poi a vedere dov'è che magari c'è rimasto un po' di nero, dove non dovrebbe esserci. Andiamo insomma a rifinire proprio gli angolini, comunque i dettagli. E poi io direi che possiamo provare ad utilizzare gli stencil. E secondo me questi qui sono proprio adatti al lettering. E avevo pensato di provare a fare questo tipo festone. E vediamo che succede. Questa frase, cioè, proprio mi rappresenta appieno, perché, cioè, io se non avessi i miei momenti di creatività, i miei momenti comunque in cui pensare a fare appunto delle cose creative, ma anche solo a realizzare un video su YouTube, a fare comunque un disegno, qualcosa, veramente mi sentirei, non dico morta, ma comunque non viva, perché veramente la creatività a me salva tantissimo. Allora, diciamo che non è che vengono proprio precisissimi, però ecco, poi li andremo a rifinire e comunque ecco, una base di lavoro c'è. Infatti io già sto pensando per esempio al prossimo tatuaggio, che sicuramente, essendo celebrativo di una cosa, non voglio ancora dire nulla per, cioè, vabbè, l'ho già detto, però insomma non voglio dire altro prima del tempo, essendo comunque appunto un tatuaggio celebrativo di qualcosa che dovrò fare, sicuramente conterrà la frase del disegno che vi ho fatto vedere prima del castello Disney. Quella frase sì, è proprio precisa. E sto pensando appunto al prossimo tatuaggio e stavo pensando, come è successo per l'ultimo che ho fatto, di disegnarlo io, accettando poi ovviamente le correzioni da parte del tatuatore. Perché non lo so, secondo me anche pensare ai tatuaggi come appunto creare qualcosa di personale, piuttosto che affidarsi magari solamente al disegno che ti può fare il tatuatore in base alla tua idea, è stimolante secondo me. È bello. Ok, direi che questo ci sta carino. Dai, questo ci sta carino. Poi avevo pensato a farci, è pieno di tutta questa cosa nera, infatti vi lascio poi alla fine di questo video anche il video che ho fatto su questa appunto stessa tecnica, ma creata da me, insomma secondo le mie idee, in digitale. Che c'è meno scarto, meno sbattimento e secondo me alla fine il risultato è lo stesso, però sono due cose diverse. Facciamoci qualche stellina. Ma io direi che possiamo anche farla finita qui, perché poi sennò si crea un pastrocchio, perché comunque il foglio già è bello pieno, quindi direi che può anche, sì, basta così. Però ecco, secondo me è veramente una cosa molto molto carina, divertente
un passatempo creativo, non impegnativo, che vi permette quindi anche di rilassarvi. Magari mettete in sottofondo una bella canzone, musica rilassante, una bella candela profumata e passate un'oretta e mezzo in cui vi allontanate veramente dal mondo, dai pensieri e fate qualcosa di creativo carino. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!